Bentrovati nell'angolo dello sport. Il match, se così si può dire, con una nota di colore tra Sebastiani e Danilo Iannascoli, ha concluso il primo round con la vittoria di Daniele Sebastiani. Adesso si aspetta il secondo round perché ci sarà un ricorso in appello e quindi la sentenza definitiva ci dovrebbe essere entro dicembre. Che cosa ha detto il Tribunale dell'Aquila? Ha detto che Sebastiani ha sanato, questo è il termine preciso, ha sanato nel bilancio 2017 le irregolarità emerse nei bilanci precedenti, così come ha messo in evidenza l'ispettore stesso del Tribunale, però queste irregolarità non erano tali da incidere negativamente al momento che parla di attualità. Non sono un uomo di legge e di diritto, quindi non entro nel merito del fatto, dico soltanto quello che è successo a livello giornalistico e finisce qui. In definitiva, però, poi c'è da dire che gli avvocati di Danilo Iannascoli entro i 10 giorni presenteranno subito ricorso. C'è da dire che sono rimasti allibiti dinanzi a questa sentenza, questa prima sentenza del Tribunale, che avrebbe sbugiardato di fatto il loro ispettore, che invece aveva messo in evidenza come delle irregolarità ci fossero state. Il calcio vive un momento difficile anche a livello nazionale, che poi riguarda anche il Pescara, parliamo della Serie B. Infatti, tra riunioni che si susseguono l'un l'altro, che cosa sta accadendo? Che l'assemblea della Lega di B vorrebbe vedere confermata la Serie B a 19 squadre, mentre Gravina, neo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, propende per seguire le direttive del TAR e portare le squadre a 22 con un provvedimento di autotutela. Questo perché? È perché la Federazione Italiana Gioco Calcio non vorrebbe pagare una montagna di soldi che dovrebbe sicuramente pagare nel caso queste società richiedenti non rientrassero in Serie B. Intanto domani sabato ci sarà la partita del Pescara col Cittadello, Pescara che si aspetta una grossa affluenza di pubblico stante la situazione in classifica, per cui insomma le previsioni parlano di una decina di mila spettatori, poco più o poco meno, insomma, però lì dovrebbe essere. Come giocherà il Pescara? C'è la novità di Campagnaro, che non è nelle migliori condizioni, per cui Fiorillo in porta, Balzano, Perrotta, Gravion, Del Grosso in difesa, Memusciai, Brugman e Machin, linea di centrocampo. Nel caso Machin non ce la dovesse fare, c'è un ballottaggio fra Crecco e Melegoni. Invece in avanti Marras, Monachello e Mancuso, quindi tolto Campagnaro, diciamo che il Pescara è il gran completo, che sarà arbitrata la partita da Sacchi di Macerata. Bene, è tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussoso, ciao a tutti.